Sono le 10 e in Paraguay si va a fare trekking. Fare trekking di notte? In Italia ci avrebbero preso per matti, mentre qua tutto è normale, ragazzi. Quindi faremo questa esperienza di fare trekking di notte con i nostri amici di Asunción. E celebriamo la vita. Eh già. Si vede Orione? Conclusa l'esplorazione in terra argentina, abbiamo attraversato il confine paraguayano, seguendo il consiglio di Tagua, amico cicloviaggiatore. Inizialmente il Paraguay non era previsto nelle nostre mappe. L'abbondanza d'acqua dolce permette a questo bellissimo paese di sviluppare una grande biodiversità, soprattutto a livello vegetativo. Le nostre ricerche ci portano a conoscere l'Ana denantera columbrina, albero della famiglia delle Fabacee, diffuso in quasi tutto il continente sudamericano. Questa particolare pianta produce semi contenenti un forte alcaloide, noto sin dall'antichità per le sue proprietà psicoattive e dagli effetti sanatori a livello di subconscio umano. Una volta tostati, tritati e inalati, questi semi producono una medicina naturale chiamata Wilca, utilizzata da tempi millenari in campo sciamanico. Le nostre strade si incrociarono con quella di Mattias, che da anni ha sviluppato una grande conoscenza su questa tradizione, introducendoci a quella che è stata una delle cerimonie più importanti della nostra vita. Questa è l'esperienza di Yanapuma. Ieri sera abbiamo fatto la cerimonia della Wicca, che è una pianta nativa, credo, del Paraguay, e dove abbiamo praticamente fatto la cerimonia del rapè prima, di notte, in questo fantastico posto, e successivamente appunto siamo fatti inalare la wicca, che sono questi semi tritati, questa pianta che contiene la 5-methoxydimetotriptamina, da 5 dosi di MT, che è una delle sostanze psicoattive più potenti conosciute dall'uomo. E è stata l'esperienza più incredibile, assurda, è impossibile da spiegare. Quando non so nemmeno come iniziare, siamo una società che è ossessionata dall'esperienza, e lo si vede da guardando i social network, tutti vogliono postare no cosa hanno mangiato a pranzo, o che sono andati al mare, o che qualsiasi cosa, l'esperienza, la gente vuole condividere la propria esperienza, e poi ci sono esistono queste piante nell'Amazzonia che te le fumi o te le bevi e ti fa cambiare completamente il modo di vedere tutte queste cose che hai fatto finora nella vita. Capisci veramente dove quanto tutto è assurdo, e capisci tu dove sei veramente nel, come persona nel mondo, cosa devi fare, cosa non devi fare. È impossibile da spiegare, però quando tu prendi queste cose, qualcosa comunica con te. E io non so, l'idea che mi sono fatto che è veramente una conversazione con Dio, o comunque la fonte di tutto, non lo so, è la cosa più impossibile da descrivere, ma è la cosa più bella. E quello che è assurdo in tutto ciò è che ciò che comunica con te è saggio, sa sempre cosa devi fare, ti dice sempre la cosa giusta che devi fare, cosa hai bisogno, e se tu segui questa cosa ti curerà. Sembra assurdo, ma è così. E noi siamo come ratti in una gabbia, che tutti di corsa, che ci stiamo cercando di
di curarci a malattie che ci autogeneriamo, quando praticamente ci sono delle piante che ti connettono con l'assoluto e ti dice: se fai questo vai a stare bene nella vita. Ma di cosa stiamo parlando? Che cazzo stiamo facendo? Cioè, stiamo sbagliando tutto. Io non lo so cosa è successo. È successo alla razza umana a un certo punto nella storia, ma ci siamo scordati completamente di che cazzo siamo fatti. Totalmente. E ci sono delle piante che ti connettono con questa energia superiore che ti ama. Perché io nella sofferenza, io ho sofferto come un cane ieri, ho vomitato. E mi ha detto: vedrai che andrai a stare meglio e ti devi amare, tu Jacopo ti devi amare. Ed è stata la cosa più vera che abbia mai sentito, cazzo. E che cazzo, non te lo dice nessuno, noi che cazzo stiamo facendo? Stiamo sbagliando veramente tutto. Non si sa che cazzo stiamo facendo, nessuno ha idea di quello che cazzo sta succedendo nel mondo. Io ho compreso, perché adesso sto incominciando ad avere lampi di che cos'è la realtà. È una cosa che però non consiglio a tutti, perché potresti capire che la vita che hai vissuto fino adesso non è reale, non è per deboli di cuore questa cosa. Cerimonia della Wicca, 5-Methoxy-DMT.